Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata, dal colore di retro computing, anzi di retro gaming, parleremo del ricordo di due mitiche PlayStation, Atari 2006 e di Mattel in Television. Cosa ci fanno due retro console in una playlist di retro computing? Ve lo dico subito. Atari 2006 fu introdotta nel 1977 e dismessa nel 1992, prodotta in 30 milioni di pezzi. Invece la Mattel in Television fu prodotta dal 1978 fino al 1991 circa. Ora, questi due aggeggini, l'Atari 2006 e la Mattel in Television, furono i primi oggetti di elettronica di consumo ludico che entrarono nelle case degli italiani, nonostante nel lontanissimo 1978 e poi successivamente nei primi anni 80 gli oggetti di elettronica costassero un occhio della testa per gli italiani, che all'epoca erano dotati di una lira pari alla carta straccia. Ora, questi oggetti ludici, l'Atari 2006 e la Mattel in Television, aprirono la strada poi al Commodore VIC-20 e al mitico Commodore 64. Per questo che, anche se sono console di gioco, l'Atari 2006 e la Mattel in Television non possono essere dimenticati in una contestualizzazione storica del segmento home computing in Italia, che appunto dettero il là di avvio. L'Atari 2006, una console mitica per i videogiochi, venduta dall'11 settembre del 77 fino al 1992, utilizzava le cartucce come metodo di distribuzione dei giochi. Furono realizzati più di 550 giochi e venduti più di 120 milioni di cartucce. Era equipaggiata con un MOS 6507 a 1,19 MHz, processore audio più video, television interface adapter, scusate, a 160x192 pixel a 128 colori, due canali mono per audio, uno per generare, diciamo, onde quadre, uno per generare rumore bianco. MOS Riot 6502, RAM input output e poi era dotata di timer. RAM 128 byte. Però, diciamo, nelle cartucce vi potevano essere inserite delle RAM di espansione. Gestione dell'input, due connettori per joystick e paddle, sei interruttori per gestire le console, la ROM, quindi stavano dentro le cartucce e potevano essere dotate fino a 32K di tra i 4K e i 32K. Poi aveva chiaramente un modulatore RS per il collegamento del televisore. L'Intellivision fu invece una console da gioco prodotta dalla Mattel nel 1979. La console andava collegata appunto al televisore e era equipaggiata con un microprocessore, udite udite, a 16 bit, anche se il set di istruzione della CPU delle cartucce era 10 bit. CPU General Instrument CP 1610 a 16 bit, funzionante a 0,894 MHz oppure a 1 MHz se aveva un'uscita in PAL SECAM. RAM 1456 bytes, risoluzione 240x8 bit, poi aveva 352x16 bit per un totale di 704 bytes di memoria di sistema. Scusate. Poi aveva, diciamo, dunque questa parte ve la salto, Standard Television Interface Chip, quindi la General Instrument AY3, e ecco la risoluzione video, era niente po' di meno che a 192x160 pixel. Oi, oi.
tavolozza da 16 colori, tutti però utilizzabili contemporaneamente sullo schermo, 8 sprite di dimensione 8x8 o 8x16 bit. Chip audio General Instrument AY38914 a 3 canali con generatore di rumore casuale. Beh, insomma, per l'epoca, essendo le prime PlayStation che arrivarono nelle case, erano qualche cosa di veramente nuovo e innovativo. Niente a che fare con le PlayStation moderne, ma ovviamente c'è più di 60 anni quasi di differenza. Comunque, la cosa più importante è che l'Atari 2006 l'ho vista in versione replica in Amazon, mentre della Intellivision, della console Mattel Intellivision, non ne ho viste, diciamo, delle riproduzioni. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.